E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico 7 De Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua, pollicione in alto, e partiamo subito. Questa sera live reaction ragazzi su Twitch, sul canale Viola. Trovate il link appuntato sotto nei commenti e nelle info. Ogni mio video lascio il mio link, quando volete seguitemi, è obbligatorio ragazzi, se volete vedere le live le faccio solo ed esclusivamente là, iscrivetevi, è tutto gratis. Oggi andiamo a fare un video, non avevo intenzione di farlo però lo facciamo perché sono tutti sotto esame. Andiamo a vedere la probabile formazione, la situazione di Juric e dei senatori estate, sintonizzate. Allora ragazzi, prima di andare a fondo e vedere un pochettino la situazione della formazione probabile, perché Scarri porta una cosa, a me mi è arrivata un'altra, vediamo un po' ragazzi, vediamo un po', assolutamente c'è bisogno dell'attaccante di peso davanti, altrimenti non segniamo nemmeno contro la Dinamo Kiev, io questo ve lo devo dire. Però aspettiamo e prima di parlare di questo andiamo a parlare delle notizie, anche perché oggi, prima della partita, non mi va di inveire. E assolutamente non mi va di andare contro qualche cosa, ragazzi, però qualcosina da dire, cioè ieri qualcosa in live ve l'ho raccontato dopo la conferenza stampa di Juric, ormai è chiaro, è palese, assolutamente per adesso ha scartato i senatori, si è messo un pochettino contro i senatori, l'abbiamo visto in quelle dichiarazioni là, non so se ha fatto bene, non so se è una strategia che vale la pena affrontare adesso, secondo me è troppo tardi, doveva essere fatta precedentemente. Per quanto riguarda i senatori, io sto parlando degli stessi senatori, ovvero Cristante, Mancini e Pellegrini. Mancini lo sappiamo, ieri non si è allenato per un attacco influenzale, ma nonostante ciò lo ha convocato uguale. È l'ultimo dei problemi Mancini, ragazzi, non ce l'ho con Mancini, ma i problemi principali, a parte gli ultimi due rimasti, c'è anche Zaleski che secondo me, a detta anche di De Rossi, di Juric, questa sera dovrebbe ancora giocare come esterno di centrocampo, nonostante abbia fatto quello svarione nell'ultima partita. Io ragazzi ci tengo a sottolineare e vi ricordo sempre perché gioca Zaleski, perché gioca, tutti quanti se lo chiedono ragazzi, ieri abbiamo fatto un'analisi approfondita anche secondo le notizie che mi sono arrivate. Ragazzi è semplice, è semplicissimo. Pellegrini e Zaleski hanno lo stesso identico procuratore, Pochetta. Ecco perché il motivo del perché Zaleski gioca. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, c'è Cristante, Mancini e Baldanzi, hanno Beppe Riso, compreso anche Juric. Cosa aspettarci da questa sera, ragazzi? Da questa sera io mi aspetto una partita ovviamente. Per uscire dalla crisi, assolutamente, non è solo la partita di stasera, è la partita di stasera collegata anche a quella contro Firenze. Ovviamente ci sarà un turnover e ci sarà delle valutazioni, ci saranno delle valutazioni da fare per centellinare un po' determinati giocatori, ragazzi. Comunque sia, io penso che i senatori, ovvero i tre dell'Ave Maria, partiranno tutti quanti in panchina. Ieri qualche formazione mi riportava anche Cristante, per me Cristante non gioca, ci sarà turnover, vi vado a dare la formazione ragazzi, Svilar, Angelino, Dicca e Hummels, secondo me gioca Hummels, l'abbiamo ripetuto e ribadito tantissime volte, Zaleski per me gioca, altrimenti Angelino verrà spostato come esterno e magari proverà a mettere Dicca come braccetto di sinistra con Hummels e Hermoso come centrali. E tra i centrali di centrocampo vedo Koné titolare con Lefè, che lui stima tantissimo, l'ha ripetuto più volte. C'è Lick dall'altra parte. Attenzione che ci potrebbe stare una sorpresa davanti insieme a Baldanzi. Invece di Isulé potrebbe giocare Pisilli che fa da pendolo tra centrocampo e attacco, un po' come fa Pellegrini. Diciamo, gli potrebbe far fare lo stesso ruolo in questa identica partita. Ieri qualche formazione, qualche news mi riportava che in pratica Dobic si sarebbe dovuto riposare, in caso si
dovesse riposare, ragazzi, giocherà Shomurodov, ma la vedo altamente improbabile questa cosa qua, perché Dobic offre un peso maggiore in attacco, quindi secondo me Dobic giocherà in attacco. E senatori in panchina, almeno partiranno dalla panchina. Non è assolutamente una partita da snobbare questa, ma ci sono tante cose sotto, dietro le quinte, che dobbiamo andare a vedere. Adesso la prassi è quella di cercare di fare determinate telenovele, non si parla più di calcio, si parla solamente di quello che può succedere dentro gli spogliatoi, nell'ambiente. Ormai l'ambiente è spaccato, anche lo spogliatoio, ragazzi. Questo fermo assodato lo sappiamo, ieri l'ha detto Juric, merda totale, totale, equivale a dire tutto, merda totale, quindi questa è la situazione. Sappiamo benissimo quanto Juric si sia legato ai senatori, perché ovviamente se tu arrivi, sei un allenatore nuovo, devi farti amico con chi gestisce lo spogliatoio. In questo caso lo spogliatoio viene gestito dai tre che vi ho raccontato prima, e lo sappiamo tutti quanti, ragazzi. Però con quelle dichiarazioni di ieri, diciamo, li ha messi un pochettino da parte, li ha messi un pochettino all'angolo. Io non mi fido assolutamente di questi giocatori, ragazzi, sia come giocatori in campo sia come uomini, non sto qui a giudicare, però vi ripeto, secondo almeno una news che mi è arrivata ieri, una bombazza, ragazzi, ve la vado a riportare. Adesso si può considerare una bomba sotto al 7. Ricordatevi sempre che determinati senatori hanno il numero privato del presidente, soprattutto in stretti contatti con Ryan. Ecco perché Ryan non si trova più a Roma, e l'assenza dei presidenti è voluta da Dan Fritkin, perché Ryan, quando l'anno scorso è stato lasciato quasi un anno a Roma, ha combinato solamente danni. Quindi a Roma, la Roma, ragazzi, viene utilizzata per fare praticantato un po' per tutti quanti. Abbiamo fatto fare praticantato a Pinto, abbiamo fatto fare praticantato a Ryan per diventare magari in futuro presidente, ma fagli gestire gli alberghi, no? Dan, fagli gestire gli alberghi a Ryan. Cosa lo metti a fare il praticantato alla Roma? Ha combinato solamente disastri l'anno scorso. Abbiamo fatto fare praticantato e stiamo facendo fare praticantato a Ghisolfi. Abbiamo fatto fare praticantato anche a De Rossi, senza esperienza, ragazzi. Quindi questa è la situazione, non è bellissima, non è assolutamente bella. Il presidente si trova altrove, al momento non preferisce mantenere e far restare Ryan a Trigoria, ragazzi, perché ha combinato solamente danni. Ma calcolate che i senatori, o qualche senatore, ha il numero privato del presidente di Ryan. Appena che succede qualcosa, chiamata, e vediamo un po' quello che succede, ragazzi. Non so, questa è la notizia, mi era arrivata, mi risultava prima, ragazzi, non so ancora se ce l'ha, quindi ve la do adesso in questo modo qua. Però calcolate sempre che lo spogliatoio è totalmente spaccato. Quello che mi posso aspettare da questa partita, andando a fare anche una previsione per quanto riguarda quello che può succedere dopo, anche con la Fiorentina, ragazzi, questa non ci sono strade di mezzo, non ci sono vie, non ci sono scorciatoie, tocca vincerla assolutamente. Juric sente la stessa pressione che sta sentendo lui adesso la sta mettendo sull'ambiente e sui giocatori stessi. Non so, vi ripeto, non so se vale la pena fare questo tipo di strategia qua, perché dare pressione ai giocatori in questo modo ti si può ritorcere contro, e io questa cosa non la vedo assolutamente bene. Non so se riusciremo ad uscire da questo pantano, ragazzi. Per il momento, da quello che mi fanno sapere, non ci sarà una terza chiamata per un altro allenatore. Questo è quello che mi arriva, anche perché i Friedkin non vorrebbero stare a pagare un altro tipo di allenatore. De Rossi non verrà richiamato, ve l'ho già annunciato, ripetuto precedentemente, poi sono uscite le notizie. E la situazione è sempre la stessa, ragazzi. Dopo quell'annuncio che hanno fatto, quell'annuncio ufficiale che hanno fatto i Friedkin, non credo che andranno a richiamare De Rossi. Quindi la situazione è questa, ragazzi. Continuare con Juric, sì, ma Juric deve prendere tutta la carretta, deve riuscire a tirare la carretta. Io non credo che ci riuscirà, ragazzi. Sarà un'impresa molto molto difficile. A qualcuno ieri è piaciuta la sua conferenza stampa, a qualcun altro non è piaciuta, ragazzi. A me sinceramente non mi ha fatto né caldo né freddo,
anche perché c'è stato anche qualcun altro prima che a livello di comunicazione sia Juric che a De Rossi gli faceva 10 a 0 andata e 10 a 0 al ritorno, e sto parlando di Mourinho, quindi a me questi tipi di interventi non fanno né caldo né freddo, così come non hanno fatto né caldo né freddo anche interventi di protezione a favore del gruppo che ci sono stati prima, sempre espressi da Mister Juric. Anche perché, ve l'ho detto, l'abbiamo visto precedentemente, tutti gli allenatori che sono passati negli ultimi anni della cordata americana hanno fatto sempre questa cosa qua, ragazzi. Si sono legati ai senatori dall'inizio e poi piano piano hanno cercato di scartarli, e lo spogliatoio gli si è ritorto contro, l'hanno fatto con tutti quanti, compreso con l'amichetto di Ostia. Quindi questa è la situazione, ragazzi, sicuramente lo faranno anche con Juric, non lo so come ne usciremo da questa condizione. Ricordatevi sempre, e qui vado a sottolineare la notizia, Juric ha ancora 6 partite, compresa la Dinamo Kiev, quindi questa sarà la seconda partita dopo Inter, per far sì che alla fine di questo miniciclo, ovvero la prossima sosta, si trarranno determinate conclusioni. Ma non vado ad escludere assolutamente, in caso di capitomboli, e di capitomboli siamo assolutamente esperti, visto che abbiamo Mister Capitombolo in squadra, Capitan Capitombolo, perché lui è il mister di tutto, ragazzi. Ha stretto contatto con i presidenti, lui c'ha il telefonino chiama i presidenti, quando c'è qualche problema comunica, ed è questo quello che è successo precedentemente, l'abbiamo visto. Non sapete la mia verità, ecco, questo è la verità, è questa, ragazzi. Quindi, a meno che di strafalcioni e di capitomboli, dobbiamo vedere nelle prossime partite quello che succede, ragazzi. Quindi questa è la situazione, stasera io mi aspetto una risposta della squadra. Non so se arriva la risposta della squadra. Se vi devo fare una prediction, secondo me sarà over. La Roma, ragazzi, sulla carta è più forte, cioè ci hanno vinto pure quelli della Lazio fuori casa con la Dinamo Kiev. Secondo me la Roma, ma possiamo dire sulla carta la Roma è più forte, ragazzi, ma in questa circostanza e in questo momento storico della Roma, la Roma non è più forte di nessuno, perché siamo fragili mentalmente. È inutile che si incazzano perché Juric, ho detto pure ieri in live, ragazzi, che si incazzano perché Juric, che ci deve dampara la mentalità vincente, non ci deve dampara niente, la mente, a parte si dice insegnare, non ci deve imparare assolutamente niente, ragazzi, come tutti quanti dicono i comunicatori sulle radio, non ci deve assolutamente insegnare niente. Chi doveva insegnare qualcosa era l'allenatore che c'era prima, comunque sia. Io vedo una partita da over, secondo me la Roma vince 2-1, però vediamo quello che succede. Questa è la mia prediction, ragazzi, ovviamente prendetela con le molle, ma le news ve l'ho riportate, quello che sta succedendo è quello a cui potremmo andare incontro. Con questo vi saluto, vi aspetto questa sera alle 21:30, no scusate che è 21:30, la partita ci sta alle 18:45, quindi un quarto d'ora prima che comincia la partita, tutti sintonizzati su Twitch, canale Viola, La Fuente TV, trovate il link sotto, appuntato nelle info e nel primo commento. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, un commentino sotto, iscrizione al canale, datemi un vostro pronostico sotto per quanto riguarda la partita di stasera. Magari scrivetemi anche la vostra probabile formazione, questa è quella che mi è arrivata a me. Attivare la campanella con tutte le notifiche e gli aggiornamenti, e mi raccomando, citare sempre La Fuente e Forza Roma. Ciao a tutti, ragazzi, a più tardi, dai.